Io vengo dall'abisso. Chi sono? Io sono la miseria. Milords, vi devo parlare. Milords, voi siete in alto. Sta bene. Dobbiamo pur credere che Dio abbia i suoi motivi per volerlo. Sono vostri il potere e l'opulenza, la gioia, il sole immobile allo zenit, un'autorità senza limiti, un godimento esclusivo, la sterminata dimenticanza degli altri. E sia, ma sotto di voi c'è qualcosa, e forse sopra di voi. Milords, vi porto una notizia. Il genere umano esiste. Io sono colui che viene dalle profondità. Milords, voi siete i grandi e i ricchi. È pericoloso. Voi approfittate della notte, ma state attenti. C'è una grande potenza, l'aurora. L'alba non può essere vinta. Arriverà, sta già venendo. Essa ha in sé il getto irresistibile della luce. Chi impedirà a questa fionda di lanciare il sole nel cielo? Il sole, cioè il diritto. Mentre voi siete il privilegio. Abbiate paura. Il vero padrone di casa è già alla porta. Chi è il padre del privilegio? Il caso. Chi è suo figlio? L'abuso. Nel caso, nell'abuso, sono solidi. Un brutto futuro li aspetta entrambi. Io voglio avvertirvi. Denuncio davanti a voi la vostra felicità, che è fatta con la felicità degli altri. Voi avete tutto, ma questo tutto è composto dal nulla degli altri. Milords, io sono l'avvocato senza speranza. Io difendo una causa persa. Questa causa sarà Dio a vincerla. Io non sono niente, io sono solo una voce. Il genere umano è una bocca di cui io sono il grido. E voi mi ascolterete. Io voglio aprire davanti a voi, pari d'Inghilterra, le grandi assisi del popolo. Questo sovrano che è vittima, questo condannato che è giudice. Ciò che devo dire mi schiaccia. Da dove inizierò, non so, raccolto la mia interminabile arringa sparsa nel vasto caos delle sofferenze. Essa mi opprime, io la riverso dinanzi a voi, lasciandole la sua confusione. Avevo previsto tutto ciò, no? Voi siete stupiti, ma anch'io lo sono. Ieri ero un saltimbanco e oggi sono un lord. Ciò che profondi, di chi? Dell'ignoto. Tutti dobbiamo tremare. Milords, l'azzurro è tutto dalla vostra parte, di questo immenso universo. Voi non conoscete
che la festa, sappiate che c'è anche l'ombra. Per voi io sono Lord Fermain Clancharlie, ma il mio vero nome è un nome da povero, Gwynplaine. Io sono solo un miserabile creato con la stoffa dei grandi per il capriccio di un re. Ecco la mia storia. Molti di voi hanno conosciuto mio padre, ma io no. Egli vi appartiene per quanto c'era in lui di feudale, e io condivido il suo essere proscritto. Ciò che Dio ha fatto è giusto. Sono stato gettato nell'abisso, ma per quale scopo? Perché io ne vedessi il fondo. Io sono un sommozzatore che riporta la perla, la verità. Parlo perché io conosco. Voi mi capirete, milord, io ho provato, ho visto. La sofferenza non è una parola, signori felici, no, la povertà, io vi sono cresciuto. L'inverno mi ha fatto battere i denti. La fame ne ho conosciuto il sapore, il disprezzo l'ho subito, la peste l'ho avuta, la vergogna l'ho bevuta e la rivomiterò davanti a voi. E questo vomito di miseria infangherà i vostri piedi e arderà. Ho esitato a lasciarmi condurre al posto dove sono, perché altrove ho altri doveri e il mio cuore non è qui. Ciò che ho provato però non vi riguarda. Quando l'uomo che voi chiamate l'usciere dalla verga nera è venuto a cercarmi da parte della donna che voi chiamate regina, per un istante ho pensato di rifiutare, ma è stato come se l'oscura mano di Dio mi spingesse da questa parte e io ho obbedito, ho sentito che era necessario che venissi tra voi. Perché, beh, per i miei stracci di ieri, Dio mi aveva mescolato agli affamati, perché prendessi la parola tra i sazi. Oh, abbiate pietà, voi non conoscete il mondo fatale in cui credete di vivere. Siete così in alto da esserne fuori. Vi dirò io come è fatto, non mi manca di certo l'esperienza. Io vengo da dove si sopporta la pressione, posso dirvi quanto pesate. Voi che siete i padroni, lo sapete? Vedete quello che fate? No! È terribile. Una notte di tempesta, piccolissimo, abbandonato, orfano, solo nell'immensità della creazione, io ho fatto il mio ingresso in quell'oscurità che chiamate società. La prima cosa che ho visto è la legge sotto le forme di una forca. La seconda è la ricchezza sotto le forme di una donna morta di freddo e di fame.
terza è l'avvenire, sotto forma di un bambino che agonizzava. La quarta è stata la bontà, il vero e il giusto sotto le sembianze di un vagabondo che aveva come compagno e amico solo un lupo. Dunque voi insultate la miseria, pari d'Inghilterra, silenzio! Giudici, ascoltate la mia arringa, oh vi scongiuro, abbiate pietà, ma pietà per chi? Pietà per voi! Chi si trova in pericolo? Voi! Non vedete che siete su una bilancia? E che su un piatto c'è il vostro potere e su quell'altro la vostra responsabilità. E chi è che vi pesa? È Dio che vi pesa. Oh, non ridete, riflettete l'oscillazione della bilancia divina è il tremito della coscienza. Voi non siete malvagi, voi siete uomini come gli altri, né migliori né peggiori. Vi credete dei, ma se un giorno vi ammalerete e vi ammalerete, vedrete la vostra divinità rabbrividire dalla febbre. Tutti noi ci equivaliamo. Io mi rivolgo agli spiriti onesti, ce ne sono anche qui. Mi rivolgo alle intelligenze superiori, ce ne sono. Mi rivolgo alle anime generose, anche di queste ce n'è. Voi siete padri, figli e fratelli, dunque spesso provate la tenerezza. Chi tra voi questa mattina ha guardato il risveglio del proprio figlioletto è buono. Tutti i cuori sono uguali, l'umanità non è che un cuore. La differenza tra gli oppressori risiede nel luogo dove si trovano. I vostri piedi calpestano teste, non per colpa vostra, è colpa della Babele sociale, una costruzione mancata tutta strapiombo. Un piano schiaccia l'altro. Ascoltatemi, io devo parlarvi. Oh, voi siete potenti, siate fraterni, siate grandi, siate dolci. Se sapeste quello che ho visto, che tormento che c'è in basso. Il genere umano è in prigione. Quanti dannati che sono innocenti, manca la luce, manca l'aria, manca la virtù. Non c'è speranza. E cosa terribile? C'è attesa. Prendete atto di queste difficoltà, ci sono creature che vivono nella morte, bambine che iniziano a 8 anni con la prostituzione e finiscono a 20 con la vecchiaia. La severità della legge è spaventosa. Io
Parlo un po' a caso, non seguo un ordine, dico ciò che mi suggerisce la coscienza. Non più tardi di ieri, io, quello che ora vedete qui, ho assistito alla morte per tortura di un uomo incatenato e nudo che aveva delle pietre sul ventre. Lo sapete? No, se sapeste quello che accade, nessuno tra voi oserebbe essere felice. Chi è mai andato a Newcastle on Tyne? Ci sono uomini nelle miniere che masticano il carbone per riempirsi lo stomaco e ingannare la fame. Prendete di Bolchester, nella contea di Lancaster, che a forza di miseria da città è diventata villaggio. Io non trovo che il principe Giorgio di Danimarca abbia bisogno di 100.000 guinee in più. Preferirei accogliere negli ospedali i malati poveri senza far loro pagare in anticipo la sepoltura. Nel Severton, a Treth Mahur, come a Treth Bishan, lo sfinimento dei poveri è orribile. A Stratford, per mancanza di denaro, non si possono prosciugare le paludi. In tutto il Lancashire, le fabbriche sono chiuse. Disoccupazione ovunque. Sapete che i pescatori di Arling e di Arlech, quando manca la pesca, mangiano l'erba? Sapete che a Barton Lazar ci sono ancora dei lebbrosi braccati, ai quali si spara se escono dalle loro tane? A Aylesbury, città di cui qualcuno di voi è lord, c'è carestia in permanenza. A Penkridge, nel Coventry, di cui avete appena dotato la cattedrale e arricchito il vescovo, non ci sono letti nelle capanne e si scavano buchi nella terra per farvi dormire i bambini piccoli, così che invece di iniziare nella culla, essi iniziano dalla tomba. Io ho visto queste cose. Milord, sapete chi paga le imposte che voi vuotate? I moribondi, ahimè voi. Vi sbagliate, siete sulla strada sbagliata per accrescere la ricchezza del ricco. Voi aumentate la povertà del povero. Bisognerebbe fare il contrario. Prendete a chi lavora per dare a chi ozia. Prendete allo straccione per dare a chi è sazio. Prendete al miserabile per dare al principe. Oh sì, nelle mie vene c'è sangue repubblicano e tutto ciò mi fa orrore. Questi re li detesto. E che donne sfrontate mi hanno raccontato una triste storia. Oh, io odio Carlo II, una donna amata da mio padre. Mentre egli moriva in esilio, si è data a quel re come una prostituta. Carlo II, Giacomo II, dopo un buon a nulla uno scellerato, che cosa c'è in un re? Un uomo, un essere debole e meschino, soggetto ai bisogni e alle malattie. A che cosa serve un re? Voi rimpinzate questa regalità parassita. Di un lombrico voi fate un boa, fate diventare drago una tenia. Grazia per i poveri. Voi appesantite l'imposta a profitto del trono. Fate attenzione alle leggi che decretate. Fate attenzione al formicolio doloroso che disperdete. Abbassate lo sguardo. Guardate ai vostri piedi. O grandi, ci sono anche i piccoli. Abbiate pietà, sì, pietà per voi, perché le moltitudini agonizzano, ma quando ciò che sta in basso muore,
Muore anche ciò che sta in alto. La morte è un venir meno che non risparmia alcun membro. Quando giunge la notte non c'è luce per nessuno. Siete forse egoisti? Salvate gli altri. Se la nave affonda, nessun passeggero può restare indifferente. Non c'è naufragio per alcuni senza che gli altri vengano inghiottiti. Sappiatelo, l'abisso ci attende tutti. Ma come sono allegri questi uomini? Bene, l'ironia davanti all'agonia, la sghignazzata che oltraggia il rantolo, ma come sono onnipotenti! Bene, e sia, si vedrà! Ah, io sono uno di questi, ah, ma sono anche uno di voi, poveri. Un re mi ha venduto e un povero mi ha accolto. Chi mi ha mutilato? Un principe. E chi mi ha guarito? Un morto di fame. Io sono Lord Clancharlie, sì! Ma rimango Gwynplaine, faccio parte dei grandi, ma appartengo ai piccoli. Io sono tra quelli che se la godono, ma sono con quelli che soffrono. Ah, la falsità di questa società. Un giorno ci sarà la vera società e allora non ci saranno più signori, ma esseri liberi. Non ci saranno più padroni, ma padri. Questo è l'avvenire. Nessuno si prosternerà. Non ci saranno più bassezze, non ci sarà più ignoranza, non più uomini come bestie da soma, non più cortigiani, non più servi, non più re, solo la luce. E nel frattempo, eccomi, io ho un diritto e ne faccio uso, ma è un diritto no se lo usassi per me, sì se lo uso per tutti. Parlerò ai lord da lord, oh voi, fratelli che state in basso, mi alzerò con in mano gli stracci del popolo, scuoterò sui padroni la miseria degli schiavi, così che loro, i fortunati e gli arroganti, non riusciranno più a sbarazzarsi del ricordo degli sventurati, né a liberarsi loro, che sono principi del bruciante dolore dei poveri, e tanto peggio se si tratta di insetti, e tanto meglio se cadono su dei leoni. Chi sono questi uomini in ginocchio? Che cosa state facendo? Alzatevi! Siete uomini. Cosa faccio? Io sono terribile. Io sono un mostro, dite voi, no? Io sono il popolo. Io sarei un'eccezione, no? Io sono come tutti. E voi siete l'eccezione, voi siete la chimera, io sono la realtà, io sono l'uomo, sono lo spaventoso uomo che ride, e che ride di chi? Ma che ride di voi, che ride di sé, di tutto.
che cos'è il suo riso? È il vostro delitto, è il suo supplizio, il vostro delitto ve lo getta in faccia, il supplizio ve lo sputa in viso. Io rido, e ciò vuol dire che io piango riso che porto in volto, ce l'ha messo un re. Questo riso esprime la desolazione dell'universo. Questo riso vuol dire silenzio, vuol dire odio, vuol dire rabbia, disperazione. Questo riso è il frutto delle torture. Questo è il riso della violenza. Se Satana ridesse, riderebbe in questo modo e il suo riso condannerebbe Dio. Ma l'Eterno non ha nulla in comune con la caducità, in quanto assoluto è giustizia, e Dio odia ciò che fanno i re. Voi mi prendete per un'eccezione, ma io sono un simbolo. Oh, stupidi, onnipotenti, aprite gli occhi. Io incarno tutto, io rappresento l'umanità, così come l'hanno fatta i suoi padroni. L'uomo è mutilato. Quello che mi hanno fatto l'hanno fatto al genere umano. Gli hanno deformato il diritto, la giustizia, la verità, la ragione, l'intelligenza, come a me gli occhi, le narici e le orecchie, come a me. Gli hanno messo nel cuore una cloaca di collera e di dolore e sulla faccia una maschera di contentezza dove si era posato il dito di Dio. Si è appoggiato l'artiglio del re, mostruosa sovrapposizione, vescovi, pari, principi, il popolo e quella profonda sofferenza che mostra una superficie sorridente. Milord, vi dico che il popolo sono io. Oggi voi lo opprimete. Oggi vi schernite, ma l'avvenire è un tetro di sgelo. Ciò che era pietra diventa flutto. L'apparente solidità viene sommersa. Uno scricchiolio. Tutto verrà il momento in cui una convulsione spezzerà la vostra oppressione, e ai vostri scherni risponderà un ruggito, e questo momento è già venuto, e tu c'eri, padre mio. Quest'ora divina è venuta e si è chiamata Repubblica. Oh, sì, è stata cacciata, ma ritornerà. Nell'attesa, ricordatevi dell'ascia di Cromwell che ha interrotto la serie dei re armati di spada.
Tremate, si avvicinano soluzioni incorruttibili, le unghie tagliate ricrescono, le lingue strappate volano via e diventano lingue di fuoco, sparse nel vento delle tenebre e urlano nell'infinito. Quelli che hanno fame mostrano i loro denti a riposo, vacillano i paradisi costruiti sugli inferni. Si soffre, si soffre, si soffre! E ciò che sta in alto si china, e ciò che sta in basso si schiude. L'ombra vuol diventare luce, il dannato mette in discussione l'eletto, e il popolo che viene, vi dico, è l'uomo che sale, è l'inizio della fine, è la rossa aurora della catastrofe. Ecco, che cosa c'è in questa risata che vi fa ridere? Londra è una festa perpetua. Bene. L'Inghilterra, da un capo all'altro, è un'acclamazione. Sì. Ma ascoltate, tutto ciò che vedete sono io, le vostre feste è la mia risata, la nascita dei principi è la mia risata. Il tuono che vi sta sulla testa è la mia risata.